Ci sono forse tre pensieri che si possono mettere in luce per questi primi 10 anni di Canta Scuola. Il primo è quello della ricerca, non un'attività musicale così disordinata ma orientata a dei pensieri. Il secondo aspetto che vale la pena, credo, sottolineare è quello di un'attività di didattica che non sia solo rivolta ai musicisti, e direi molti musicisti insegnanti si sono un po' formati con noi, ma è molto rivolta agli insegnanti di scuola, al modo di portare la musica alle persone. Molti pensieri insieme per far sì che con la musica si andasse a cercare altro, si andasse a cercare non solo la pratica musicale, ma proprio l'espressività della persona e soprattutto la relazione tra le persone. Questo centro di Scurzolengo e molti dei nostri progetti si chiamano il centro della voce, e il centro della voce non per individuare un luogo fisico, ma il centro della voce è la persona, è il cuore della persona che muove la voce, che muove il movimento, che muove le sue emozioni. Terzo aspetto
riguarda, credo, questa magia di un'associazione di persone, non di musicisti, di persone che tengono a queste cose, genitori, istituzioni, insomma, riuscire con una formula molto semplice dell'associazione a costruire molto, a acquisire locali, a avere degli interlocutori importanti, insomma, una specie di cosa che viene dal basso e che si alimenta continuamente.